Allora, amici, parliamo un attimo di questo inno della Lega che sta facendo discutere. Allora, premessa: Allevi è un grande compositore, è un orgoglio italiano, è una persona impegnata molto nel sociale, una persona deliziosa, l'ho intervistato anni fa, mia moglie fu carinissimo. Se io sentissi O Generosa in una sala da concerti, direi che questo è un grande pezzo di un grande compositore italiano. Allo stadio è un'altra cosa. A me l'inno della Lega non è mai piaciuto. Ho anche avuto occasione di dirlo ai ragazzi della Lega che lo avevano promosso. Non l'ho mai rispettato, devo dire la verità. Quando faccio le telecronache della Serie A, quando c'era l'inno, io ci parlavo sopra perché non ne riconoscevo l'importanza. Perché? Primo motivo, storia. L'inno della Champions League ha una ragione. Cioè, la comunità europea ha come inno l'inno alla gioia e quindi la Champions ha provato a fare una cosa che lo richiama, simile, che ha un suo significato. Il significato è: siete arrivati al massimo, questo è il massimo della competizione europea. Lo dicono i giocatori, lo dicono i tifosi, ed è una cosa che si avverte in tutti gli stadi d'Europa. Quando finisce, tutto lo stadio fa The Champions, perché la musichetta della Champions, si dice, non lo si chiama in Italia l'inno, si dice la musichetta della Champions. Quando senti la musichetta della Champions sei arrivato. La musica della Serie A è un'altra cosa. Avete mai sentito qualcuno che dice alla fine Oh Generosa? No, perché se arrivi in Champions League entri tra gli eroi, entri tra gli dèi, entri tra i più grandi, ha un significato di raggiungimento di risultato. In Serie A ovviamente è tutta un'altra cosa. Ma poi ci sono altri generi di problemi. Lo stadio è dei tifosi che pagano il biglietto. L'emotività dello stadio è dei tifosi che pagano il biglietto. I tifosi si divertono e amano cantare l'inno della Roma con la sciarpata, l'inno di Paolo Belli della Juventus con il karaoke, l'inno dell'Inter prima e poi quando è cambiato, l'inno del Milan, sarà perché ti amo. È quello che rende conviviale lo stadio, giusto? Cantare tutti insieme, la bellezza di esprimere delle emozioni. È anche bello farlo vedere all'estero, le sciarpate, lo stadio che canta, quella è la figata, non un inno imposto, perché questo inno è stato imposto, non l'ha voluto nessuno, non l'ha richiesto nessuno e, a quanto si vede, non piace manco a nessuno, perché nessuno lo canta o si emoziona nel sentirlo. Poi la parola inno è una parola importante. Negli stadi noi sentiamo gli inni nazionali prima delle partite internazionali, ci si abbraccia, ci si commuove. Io ho pianto tantissimo sentendo, non so, al Maracanã l'inno brasiliano cantato a cappella, allo stadio, nello stadio francese, l'inno francese cantato da tutto lo stadio, in Inghilterra, in Italia la bellezza del nostro inno, tutti abbracciati, ha un suo significato importante. È emotività, è convivialità, è stare insieme. E soprattutto il successo di una cosa la sceglie il pubblico, lo sceglie il pubblico, e quindi il pubblico italiano questo inno lo ha rigettato, che vi piaccia o no, lo ha rigettato, non gli piace, non gli interessa. Se tu chiedi a un qualsiasi tifoso preferisci cantare l'inno della tua squadra e poi parte la partita o l'inno della Lega, nessuno ha dubbi, ma neanche voi a casa avete dubbi. Allora, abbiamo provato, poteva anche essere un esperimento che storicamente non aveva senso, ma poteva essere un esperimento. È stato rigettato. Se vogliamo dare un'immagine bella all'estero, ci sono le sciarpate, c'è l'emotività, c'è i giocatori che cantano con il pubblico. Quello è il calcio. Levate sto inno!